Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo una ricettina poverella. Siccome avevo avanzato del bianco di un uovo, perché avevo fatto un'altra ricetta, ci aggiungo 3 uova e facciamo una frittatina, un po' così, con pomodorini, patata, parmigiano, un po' bella saporita. Vediamo gli ingredienti. Un bianco d'uovo, 3 uova, dei pomodorini, uno scalogno, una patata, del parmigiano, olio extravergine di oliva e del sale. Allora, prima di tutto abbiamo pelato e lavato la patata, lo scalogno e i pomodorini. Adesso la patata la facciamo fine. Così, poi tagliamo fettine lo scalogno, i pomodorini, così, prendiamo un piattino, versiamo dentro il nostro bianco e le nostre 3 uova. E con una forchetta le facciamo amalgamare, come fa la frittata, insomma. Aggiungiamo il sale e un po' di parmigiano. Accendiamo il fuoco. Mettiamo l'olio, buttiamo la nostra patata e cipolla, mettiamo il sale. E lasciamo rosolare. Quando è bella rosolata, sia la cipolla che la patata, ho fatto anche rima, aggiungiamo i pomodorini. Mettiamo il sale sui pomodorini. E lasciamo andare un 10 minuti sul minimo col coperchio. Ora, una volta cotta bene la patata con i pomodorini, possiamo aggiungere le nostre uova. Allora, dobbiamo prendere il coperchio, vediamo se riusciamo, e dobbiamo girarla. Vediamo se dentro bene. Là, voilà! Che profumo, raga! Ragazzi, è buonissima! Le patate sono belle rosolate con lo scalogno e il pomodorino dà quel dolcino che insieme col sale e il parmigiano che c'è nelle uova. Ragazzi, è buonissima! Voglio un altro pezzettino, eh!
Fatela perché è veramente spettacolo. E come sempre, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story di Instagram. Un abbraccione, un bacione e viva l'amore. Ciao. Sembro qui come una poveretta qua da sola con la mia frittata. Tra l'altro sono anche qui da sola perché il cameraman 2 arriva alle 10, lavora fa il pomeriggio. Non so che ore sono, ho sempre il campanile. 7:30, perché quando c'è mio marito si mangia alle 6:30.